Serie A, i 420 contro 4 Bori, terz'ultima giornata per quello che riguarda la Champions Cup Elite Open, campionato cadetto. Se la formazione padrona di casa ormai ha solo intenzioni di chiudere al meglio la manifestazione, i 4 Bori invece credono e come ancora al titolo, ma devono rispondere alla vittoria del Mignottingham Forest contro la MasterChef United. Primo pericolo portato dalla formazione rossoblu con il tacchetto da parte di Melis, sul quale Marras ha il suo bel da fare. Da quest'altra parte vincente il calcio di punizione di Schinelli e i 4 Bori si portano in vantaggio. Di fatto il gol sblocca la compagine di Luca Melis, che poco dopo perviene al gol del raddoppio. Azione insistita che porta alla segnatura. Daniele Podda, il centrocampista, realizza da posizione letteralmente impossibile. Lo stiamo per osservare, anche se va detto probabilmente l'estremo della pizzeria i 420 avrebbe potuto fare qualcosa in più. 4 Bori quasi sul velluto, arriva il gol del tris realizzato da bomber Marco Pujedu. Formazione ospite, letteralmente dominatrice in questa parte del match. Arriva anche il gol del poker, qui Chasse bravissimo a riconquistare il pallone al limite, pallone stesso che perviene di nuovo per il difensore, che poi serve Mura, il quale da due passi non ha difficoltà a mettere dentro il pallone. Al termine del primo tempo la pizzeria 420, lo vedete, recupera palla in mezzo al campo, palla stessa che arriva per Scalas, che con un mancino violento quanto preciso riesce a trovare il gol del temporaneo 1-4. Con le immagini intanto siamo passati alla ripresa, subito una doppia occasione per i 4 Bori. Entrambe le occasioni capitano sul piede di Marco Pujedu, che il primo frangente è anche abbastanza sfortunato, infatti la traversa a negargli la doppietta personale. Poi il gol del 2-4 della pizzeria, che nasce da un infortunio sportivo tra Rodriguez e Marras, che infatti si chiedono scusa a vicenda. Nel finale il gol prima di Canu, poi quello di Melis, vincono i 4 Bori 5-3.